Ecco, vedete qua la nostra macchinetta manovrata dalle mani leggiadre di Amalia di Sassonia, regina di Napoli. La nostra Concettina. Buongiorno. Buongiorno, prego. Posso servirle un caffè? Sì, grazie. Raffaele, io non sto avendo con tuo saccio che ha tutto piglio, sto parlando con il signore. Sì, grazie, lo prendo volentieri. Lo faccio subito. Mi dispiace che sono da solo e non faccio un grande uso di caffè. Altrimenti già avrei acquistato una macchina e delle cialde. Ma non si preoccupi, quello che a noi interessa è sapere che il prodotto piace. Piace e piace, ve lo dice un intenditore. Concettina, il signore, come vi chiamate? Maurizio. Maurizio, il signor Maurizio. Fa l'attore. Ah, oh, complimenti, bravo. Ha fatto... che avete fatto? Diverse cose. Diverse cose, ha fatto diverse cose. Ho iniziato dalle candy camera. Ah, iniziate dalle candy camera, confiabile, capito? Raffa è stata zitta, si dice candy camera. Mi hanno capito come è stata zitta. E che è questa candy camera? Sono degli scherzi che si fanno a delle persone che non sanno di essere riprese dalle telecamere. Che la caso volessimo, direttore, uno scherzo. Ah, mamma mia, Concetti, ma tu ti sei fissata con questo direttore? Ah, certo. A più proposito, mi è tornato da Somma Vesuvia. Ma certo che è tornato, carico di contratti. Ma dico io, com'è possibile? Io non solo lo mando all'indirizzo sbagliato, vestito da orsacchiotto, per di più si buca pure la ruota della macchina. Prego, succede? Quello viene trascinato su un palco a una festa di piazza. Nel frattempo gli aggiustano la macchina e quello sul palco mentre parla del caffè chiude pure i contratti. Ditemi voi se questo non è fortuna. È una fortuna sfacciata. Quello è nato con la camicia via da Is. E invece no, qua ci vorrebbe uno scherzo da prete. Vaga tu, non torni in da chiesa, vaga c'è. C'è zecca a chiesa, Raffaele. Uno scherzo da prete vuol dire uno scherzo diabolico. Caso volesse un'idea. Mi potrei fingere da giornalista. Bravo! E gli dovete dire che la settimana del caffè è una cosa inutile. Oh, mamma mia, proprio adesso che mi ero abituato alle tue cialde, cialde, cialde. E ora il responsabile dove si trova? Sta in ufficio a chiudere i contratti. Venite con me. Quando torna vi faccio entrare. Va bene. Sta iniziando la mia vendetta. La tua fortuna questa volta non potrà fare proprio niente.